non solo in Europa, ma anche in America e perfino in Australia. La sua ultima rappresentazione in Italia è del 1992. Essa porta il nome del personaggio di cui oggi parleremo, Fra Diavolo, al secolo Michele Pezza, che in questo luogo fu sepolto 212 anni fa e dove oggi, per la prima volta in assoluto, sarà ricordato. Per anni ho perseguito questo scopo, scopo che solo grazie alla cortese disponibilità del dottor Gennaro Rispoli, creatore ed anima di questa magnifica struttura museale delle arti sanitarie, e dal concorso di Carmen Cacciopoli, dinamico capitano della squadra che lo affianca, ho potuto finalmente raggiungere. Non tutti sanno bene chi è Fra Diavolo, semmai si conoscono vita, morte e miracoli di personaggi tanto mitici quanto inesistenti, o poco, e poco, molto poco, di quello che fu, a tutti gli effetti, un autentico eroe in carne ed ossa. Anche perché nei libri di scuola egli è totalmente ignorato. Il suo nome è giunto fino a noi come un'eco smorzata grazie al titolo di qualche vecchio film o a quello di un'opera lirica, ma per saperne di più bisogna scavare in quella che io definisco la storia alternativa, quella dei perdenti, e forse proprio per questo la vera storia. Siamo ai tempi di Ferdinando IV di Borbone, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, epoca in cui le invasioni francesi interessarono anche l'Italia ed il Regno di Napoli. Fra Diavolo, al secolo Michele Pezza, tra guerriglia e missioni regolari, con geniale audacia e con coraggio, difende i suoi territori, fino alla morte, fino al sacrificio estremo. Su Michele Pezza esiste un'alquanto ampia bibliografia di diversi autori, alcuni dei quali, pur costretti ad ammirarne le gesta, non perdono occasione di sminuirlo, di proiettare sulla sua figura ombre sinistre, con basse allusioni o aggettivi negativi. Secondo uno di questi, un tale Francesco Perri, la figura di Fra Diavolo sarebbe diventata leggendaria grazie alla fantasia dei meridionali, sempre un po' ispirata ai camorristi e ai grandi mafiosi di Bassifondi, di Palermo o di Porta Capuana. Piero Bargiardini non è da meno, lo definisce un brigante ripicchiato da militare nella sua divisa leggermente cafuna e nei suoi gesti di cavalleria un po' goffo, quando non lo chiama sprezzantemente rozzo bastaio, omicida, colonnello improvvisito, iracondo o semplicemente brigante. In realtà Michele Pezza fu tutt'altro. Egli possedeva un naturale intuito militare che avrebbe potuto invidiargli molti ufficiali regolari, sia francesi che napoletani, dai quali non era ben visto. Invidia e gelosia facevano in modo che fosse sempre avversario. Più di una volta fu dato ordine di arrestarlo per indisciplina, ma Michele Pezza, colonnello di fanteria, grado conferitogli direttamente dal re, se ne infischiava di quei capoccioni e li pagava con olimpico disprezzo. Come si legge in qualche sua biografia, mai egli avrebbe potuto accettare l'odiato dominio dei maledetti francesi che gli avevano ucciso il padre e devastato il paese. Indomito difensore della sua patria, deciso a battersi contro di loro fino alla morte, piombava all'improvviso addosso al nemico e lo sterminava. Assaliva i rifornimenti, sorprendeva i corrieri e sequestrava gli spacci e gli ordini di movimento. Risoluto e rapido nelle mosse, si appostava nei passaggi obbligati, attaccava gli accampamenti, faceva saltare le artiglierie, si dileguava per i monti e, quando meno se lo aspettavano, se lo ritrovavano addosso accanito, indocile, risoluto, implacabile, con marce e contromarce disorientava gli inseguitori. Piombava sui presidi lasciati nei paesi e, in unione con la popolazione, ne faceva strage. Lo davano in luogo e, contemporaneamente, gli spacci ufficiali lo segnalavano dalla parte opposta. All'audacia e al coraggio con cui si era sempre battuto si accompagnava una fervida capacità manovria ed un'inventiva classicamente napoletana. Il suo nome correva su tutte le bocche, impressionando con le sue azioni anche i comandi francesi. Un giorno, il comandante francese del 12° Fucilieri, ridendo di lui, sprezzantemente esclamò: "Lo vorrei proprio conoscere". La notte, mentre dormiva, sentì sbattere l'imposto delle finestre. S'alzò atterrito, accese il lume, Michele Pezza gli stava davanti con due pistole in cingolo. Il colonnello francese non ebbe più la forza di sorridere, si ritenne morto, ma Fra Diavolo gli fece capire che non voleva nessun pericolo. Lo invitava per il giorno dopo a una colazione sull'erba che il colonnello,
passato il pericolo e richiuso alla finestra, si guardò bene dall'accettare. Onestissimo nel maneggiare denaro, si preoccupava solamente della paga dei suoi propri uomini, rimettendoci anche personalmente, e tutto quanto recusiva ai francesi veniva girato ai suoi soldati. Più di un documento in cui sono annotate le spese sostenute per la truppa e richieste di risarcimento dimostra che il frate Diavolo non era affatto un volgare brigante, ma aveva la sensibilità di un galantuomo. Paradossalmente, dopo aver fatto parlare di sé tutta l'Europa e dopo aver rappresentato il più temuto avversario dell'esercito francese, a Napoli non viveva certe condizioni di agiatezza, per lo più anche in un clima a lui alquanto ostile. Ciò nonostante rimase sempre fedele al trono. Chi non ha mai voluto accorgersi di questo errore di famiglia è la nostra cultura ufficiale, quella giacobina, quella con i paraocchi pseudo-risorgimentali, quella che, un esempio paradossale, nel 2006 fece tappezzare Napoli di manifesti osannanti il bicentenario dell'istituzione della sua provincia, arrivando così grottescamente a celebrare il declassamento di Napoli da capitale di un regno a provincia di invasori francesi. Di quegli stessi francesi che proprio in questa giornata, 11 novembre 1806, fecero imbiccare a Piazza Mercato il colonnello Michele Pezza, quel frate diavolo che aveva fatto sempre vedere loro i proverbiali sorgiverti, condannando la morte, però essi non si resero conto di creare un mito. Mitologia a parte, Michele Pezza è un uomo fuori dal comune, possedeva una personalità volitiva.